Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella scorsa meditazione abbiamo riflettuto sulle importanti promesse che i genitori fanno ai bambini fin da quando essi sono pensati nell'amore e concepiti nel grembo. Possiamo aggiungere che, a ben guardare, l'intera realtà familiare è fondata sulla promessa. A pensare bene questo, l'identità familiare è fondata sulla promessa. Si può dire che la famiglia vive della promessa d'amore e di fedeltà che l'uomo e la donna si fanno l'una all'altra. Essa comporta l'impegno di accogliere e educare i figli, ma si attua anche nel prendersi cura dei genitori anziani, nel proteggere e accudire i membri più deboli della famiglia, nell'aiutarsi a vicenda per realizzare le proprie qualità ed accertare i propri limiti. E la promessa coniugale si allarga a condividere le gioie e le sofferenze di tutti i padri, le madri, i bambini, con generosa apertura nei confronti dell'umana convivenza e del bene comune. Una famiglia che si chiude in se stessa è come una contraddizione, una mortificazione della promessa che l'ha fatta nascere e la fa vivere. Non dimenticare mai l'identità della famiglia, sempre è una promessa che si allarga a tutta la famiglia e anche a tutta l'umanità. Ai nostri giorni, l'onore della fedeltà alla promessa della vita familiare appare molto indebolito. Da una parte, perché un malinteso diritto di cercare la propria soddisfazione a tutti i costi e in qualsiasi rapporto viene esaltato come un principio non negoziabile di libertà. D'altra parte, perché si affidano esclusivamente alla costrizione della legge i vincoli della vita di relazione e dell'impegno per il bene comune. Ma in realtà nessuno vuole essere amato solo per i propri beni o per obbligo. L'amore, come anche l'amicizia, devono la loro forza e la loro bellezza proprio a questo fatto, che generano un legame senza togliere la libertà. L'amore è libero, la promessa della famiglia è libera e questa è la bellezza. Senza libertà non può essere amicizia, senza libertà non c'è amore, senza libertà non c'è matrimonio. Dunque, libertà e fedeltà non si oppongono l'una all'altra, anzi si sostengono a vicenda, sia nei rapporti interpersonali sia in quelli sociali. Infatti, pensiamo ai danni che producono nella civiltà della comunicazione globale l'inflazione di promesse non mantenute in vari campi,
e l'indulgenza per infedeltà alla parola data e agli impegni presi. Sì, cari fratelli e sorelle, la fedeltà è una promessa di impegno che si autoavvera crescendo nella libera obbedienza alla parola data. La fedeltà è una fiducia che vuole essere realmente condivisa, è una speranza che vuole essere coltivata insieme. E parlando di fedeltà, mi viene in mente quello che i nostri anziani, i nostri nonni raccontano. Ah, quei tempi quando si faceva un accordo, una streccia di mano era sufficiente, perché c'era la fedeltà alle promesse. E questo che è un fatto sociale, anche all'origine nella famiglia, nella streccia di mano dell'uomo e la donna per andare avanti insieme tutta la vita. La fedeltà alle promesse è un vero capolavoro di umanità. Se guardiamo alla sua audace bellezza, siamo intimoriti, ma se disprezziamo la sua coraggiosa tenacia, siamo perduti. Nessun rapporto d'amore, nessuna amicizia, nessuna forma di voler bene, nessuna felicità del bene comune giunge all'altezza del nostro desiderio e della nostra speranza se non arriva a abitare questo miracolo dell'anima. E dico miracolo perché la forza e la persuasione della fedeltà, a dispetto di tutto, non finiscono di incantarci, di stupirci. L'onore alla parola data, la fedeltà alla promessa non si possono comprare e vendere, non possono costringere con la forza, ma neppure custodire senza sacrificio. Nessun'altra scuola può insegnare la verità dell'amore se la famiglia non lo fa. Nessuna legge può imporre la bellezza e l'eredità di questo tesoro della dignità umana se il legame personale fra amore e generazione non la scrive nella nostra carne. Fratelli e sorelle, è necessario restituire onore sociale alla fedeltà dell'amore. Restituire onore sociale alla fedeltà dell'amore. È necessario sottrarre alla clandestinità il quotidiano miracolo di milioni di uomini e donne che rigenerano il suo fondamento familiare, del quale ogni società vive, senza essere in grado di garantirlo in nessun altro modo. Non per caso questo principio della fedeltà alla promessa dell'amore e della generazione è scritto nella creazione di Dio come una benedizione perenne alla quale è affidato il mondo. Se San Paolo può affermare che nel legame familiare è misteriosamente rivelata una verità decisiva anche per il legame del Signore e della Chiesa, vuol dire che la Chiesa stessa trova qui una benedizione da custodire
e dalla quale sempre imparare, prima ancora di insegnarla e disciplinarla. La nostra fedeltà alla promessa è pur sempre affidata alla grazia e alla misericordia di Dio. L'amore per la famiglia umana, nella buona e nella cattiva sorte, è un punto d'onore per la Chiesa. Dio ci conceda di essere all'altezza di questa promessa. E preghiamo anche per i padri del Sinodo. Il Signore benedica il loro lavoro svolto con fedeltà creativa, nella fiducia che Lui per primo, il Signore, Lui per primo, il Signore è fedele alle sue promesse. Grazie.